Buongiorno cuori, eccomi qui a mostrarvi ancora dei bracciali che ho creato per la collezione Primavera-Estate. Tutti molto molto luminosi, come vedete, con cristalli di varie dimensioni, ma anche questa volta con pietre dure. In questo caso, sempre con tantissimi charms. Tutti sono regolabili, questi sono regolabili così. Come vedete, c'è un cristallo, il cuore, la stellina, la manina del fatto a mano e sempre la corona. Queste sono chips di pietra dura, pietra naturale, molto molto belle. Poi sempre fatto con questa in quella maniera regolabile così. È sempre con dei tanti pendentini, guardate che belli. Allora, in questo caso c'è la farfallina e c'è anche, guardate che carina, 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 la coccinella. Sempre il cristallo, la farfallina, il cuore, la manina e la coccinella. Chiaramente questi sono cristallini intervallati con delle perline in argento indiano. Questi ovviamente sono anche, non che questo e questo sia abbinabile, però se uno vuole li può abbinare con quest'altri e con quelli che vi avevo già mostrato nell'altro video. Poi ho creato questo tipo. Questo non ho aggiunto nessun pendente perché è bello di suo. Queste sono perle di fiume, molto belle. Catena sempre in alluminio e questo è regolabile. Guardate, bellissima. Questo sempre chips in pietra dura e in questo caso il cuore centrale. Questi sono cristalli, sempre in tema San Valentino, ma il cuore è per tutto l'anno, con cristalli dorati. Sempre sui toni del rosso invece, e con il cuore, eccolo qua. Abbinabile anche con questo, con i cristalli trasparenti luminosissimi, la corona, guardate. A questi si può abbinare anche questo qua, cioè veramente uno può fare o così, può fare le combinazioni che vuole, può unirli, insomma può divertirsi e avere tutti questi charms che fanno tutto questo rumore, tantissima tantissima luce e tantissimo colore, che è quello che adoro. Infatti, come sapete, la mia pagina è i colori della fantasia, perché la nostra fantasia non ha limiti ed è piena piena di colori, dobbiamo solo farli uscire e farli vedere, far illuminare la nostra vita con tutti questi colori. E per finire quest'ultimo, vedete sui toni del violetta, e questa farfallina pendente molto bella in cristallo. Bene, io non so voi, ma io amo circondarmi di colori. Voglio che la mia vita sia il più colorata possibile, perché i colori fanno sorridere, perché i colori danno buon umore, perché i colori danno speranza. Insomma, sono qualcosa di veramente positivo. E con questo vi saluto e vi ricordo di mettere mi piace ai miei video se vi piacciono, ovviamente, di seguirmi anche nella pagina Facebook e di aiutarmi condividendo e facendo conoscere le mie creazioni. Ciao e ancora veramente, veramente scusatemi, sono impapinata.
e perché sono anche un po' emozionata. Veramente grazie a tutti voi che mi seguite. Ciao!